siamo a Villa Fernandes con Michele Ruocco Chef. Abbiamo da poco finito di ascoltare la presentazione del libro a quattro mani con Tonino Scala, Ricette Morali, nelle quali diciamo che Tonino e Michele hanno ruoli completamente diversi, ma un unico obiettivo, che è un obiettivo solidale. Illustraci un po' tu questo tipo di discorso e poi andiamo nello specifico nella cucina. L'obiettivo solidale, appunto, nasce proprio da un'esigenza di non rimanere in silenzio rispetto a certi fatti e di, a modo nostro, contribuire a un'idea, a un progetto. Il progetto che abbiamo abbracciato, che sosteniamo, diciamo così, con il libro, è questo progetto di Marco Rodari, il Pimpa, che è un ragazzo come noi, insomma, il nostro coetaneo, che ha deciso di vestirsi di questo naso rosso e provare a portare il sorriso, la meraviglia, nei luoghi di guerra ai bambini della guerra. Pure perché, secondo Marco e secondo noi anche, l'unica cosa che noi possiamo portare ai bambini è che gli resta, è che può dare la speranza a questi bambini di crescere come persone normali, è il ricordo di un sorriso. Se un bambino non sorride, è destinato a diventare un terrorista per forza. Un bambino palestinese che è nato e cresciuto sotto le bombe senza aver mai avuto l'idea di un sorriso o di un gioco o di una cosa, è per forza di cose destinato a diventare un terrorista. Portare un sorriso a questi bambini significa gettare un seme di speranza. E questo è quello che noi vogliamo fare con questo libro. La cucina cosa c'entra? È uno dei temi del libro, perché si parla di pace e quindi non di guerra, ma anche della possibilità di offrire un'alimentazione in luoghi dove effettivamente a causa della guerra è difficile procurarsi il cibo, e quindi subentra Michele Ruocco, che, come dicevamo precedentemente, è un cuoco professionista e si è un po' inventato qualcosa che però già esisteva rivisitandola. Infatti stasera nella sala accanto ci sono le persone, tantissime persone che sono intervenute, che stanno degustando tutte le tue invenzioni con elementi poveri. Anche qui ti lascio la parola e illustraci tu come è nata in te questo desiderio, questa volontà, che poi è diventata azione concreta. E poi svelaci anche qualche segreto. Prima parlavamo di broccoli, però potremmo parlare di tante altre cose. Beh, diciamo che più che essere una volontà, è stata una necessità. La necessità per rendere concreta poi la nostra azione di solidarietà, e chiaramente uno mette in campo le proprie esperienze, le proprie competenze. Tonino mette in campo le sue, da bravo scrittore, da oratore. Io so cucinare, poco parlare, ma insomma sono più un uomo dei fatti. Io mettetemi a fare delle cose, riesco in qualche modo a farle. Se le devo spiegare vado un poco più in difficoltà. Ma il cibo è comunicazione. Però voglio dire, ci provo e ci riesco. Quindi nasce da questo, nasce da questa cosa, e nasce anche da un'esigenza mia personale. Un vecchio sogno nel cassetto di scrivere un libro dove potessi raccontare me stesso in un linguaggio diverso, dove poter mettere, che ne so, la mia esperienza da cuoco, da volontà, anche al servizio di quelli che sono un po' dei ricordi di famiglia, no? Per non lasciare perduto anche per i miei figli, anche per quelli che i racconti che a me faceva mio nonno, che facevano i miei genitori, che sono genitori nati negli anni 30, quindi hanno vissuto la guerra da ragazzi, da bambini, e quindi certi fatti loro li hanno vissuti sulla propria pelle e li hanno trasmessi a noi figli, insomma, nel modo, insomma. E quindi il ricordare, per ricordare i nonni, per ricordare i genitori, quale modo migliore nel mio caso se non attraverso, insomma, la cucina, attraverso dei sapori che quando tu ti metti a tavola, ecco, ci sono dei piatti che ti fanno ritornare alla mente dei momenti vissuti in famiglia. E tra questi, ecco, quello del pane di ghiande, che è una delle ricette che sono nel libro, no? Il pane di ghiande, mia nonna si è trovata con questo marito che è tornato tutto acciaccato da questa spedizione
che doveva essere risolutiva per la famiglia, perché doveva portare qualcosa a casa, o da mangiare o da vendere, da fare in modo per poter tirare avanti. Pensate che i miei nonni vivevano a Ercolano, vicino agli scavi. Durante i bombardamenti andavano a rifugiarsi negli scavi di Ercolano. Era gente che non aveva mezzi, non aveva. E quindi porta questa farina e la nonna si inventa un poco, la fa. Ci ha provato a fare il caffè, ci ha provato a fare i dolci, ci ha provato a fare delle cose. Anche là è un fatto di sperimentazione, cioè loro hanno mangiato questa farina di ghiande in assoluto, no? Mischiata con l'acqua per farci il pane, e chiaramente la farina di ghiande è astringente come prodotto, e quindi ci ha creato tutta una serie di altri problemi, insomma. Che poi tu hai detto che effettivamente oggi come oggi la farina di ghiande è carissima. Se tu vuoi comprare la farina di ghiande è un qualche cosa di introvabile. Però hai trovato il modo, hai raccolto le ghiande. Ho raccolto le ghiande e ho provato a fare io la farina di ghiande. È un procedimento lunghissimo, molto elaborato, che richiede non tanto un'esperienza, ma richiede del tempo. Cioè tu devi andare già a raccogliere le ghiande in un bosco. È già questo, diciamo. È impegnativo. Poi le devi mettere al sole, le devi mettere in acqua, poi deve fare 2-3 giorni di passaggi tra l'acqua e il sole, in modo da asciugarsi, eccetera, eccetera. Poi vanno frullate, insomma. È un procedimento un po' elaborato, che racconto molto bene nel libro, dettagliatamente, anche con delle percentuali, quindi volendo si può fare. Si può realizzare. Si può fare. I broccoli, tutto il gambo quello dei buttiamo, broccoli. Dei Quando broccoli. Tu compri i broccoli, compri una cassa di broccoli, vai al fruttarolo e compri 1 chilo di broccoli. Di quel chilo di broccoli, se in padella riesci a metterci 200-250 grammi, è grasso che cola. Il resto va tutto nello spazzatura. A me questa cosa, chiaramente, ha sempre dato fastidio. E come operatore del settore, ma proprio come persona, come sono uno che non sono un avaro, non sono un ticchio, ma sono uno parsimonioso. Non mi piace buttare le cose, mi piace insomma comunque sfruttare al massimo quello che ho. E quindi mi sono inventato questa ricetta, che praticamente prevede di prendere i gambi dei broccoli. Chiaramente nei gambi un po' più legnosi, più così, vanno un po'. No, va tolta il filamento esterno, no? Che hai visto? Io già l'ho buttato, invece pure quello si può recuperare. No, quello va tolto con un pelapatate, così si toglie un poco questo filamento esterno. Poi va tutto messo in un frullatore, non il mini pinner, proprio un tritatutto praticamente, con dell'olio, delle noci, o se c'hai le nocciole, se non c'hai le noci o le nocciole, c'hai le arachidi, va bene lo stesso. Uno spicchietto d'aglio è fatto frullare a intermittenza, in maniera da non riscaldarlo, da non cuocerlo. Quindi o ci puoi aggiungere dei cubetti di ghiaccio dentro alla cosa, in modo che mantenga un po' in più la temperatura, frullato e messo in frigorifero. Messo così, coperto con l'olio, si mantiene pure una settimana, 10 giorni in frigorifero. Altrimenti nei bicchierini di plastica messi nel congelatore pure 6 mesi. Stanno là, all'occorrenza uno lo tira fuori, ci può condire una pasta, ci puoi fare una bruschetta o che ne so. Accompagnare anche un secondo. Puoi accompagnarci un secondo, ci puoi fare il gattò di patate, invece di metterci, ci metti un po' di quello dentro. con la provola viene bene lo stesso. Voglio chiederti un'altra cosa che mi ha molto colpito durante la presentazione. Tu hai detto che il passaggio che proprio non ti va giù è quello del cibo, o meglio dello scarto, che poi non è scarto, nella spazzatura. Com'è che tu hai questa attenzione? Perché sì, l'hai raccontato, hai ascoltato i discorsi dei tuoi genitori, che vivono una situazione sicuramente diversa, tanti dei nostri genitori, nonni l'hanno vissuto, però sicuramente è un'attenzione particolare, è forse il tuo rapporto con il cibo, che è un rapporto molto di grande attenzione, se così possiamo dire. Sì, sicuramente, a parte ecco, i nonni che mi raccontavano che ai tempi della guerra c'era gente che andava a rovistare nei bidoni della spazzatura per una patata marcia e quello era commestibile, no? E quindi è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Da giovane, da adulto, ho girato parecchio, ho viaggiato anche abbastanza, sono stato in parecchie città europee e soprattutto nelle grandi capitali europee dove noi
magari andiamo per vacanza, per turismo, se vai nelle zone di mercato, per esempio, c'è una marea di gente, di poveri, che va a rovistare nei bidoni della spazzatura per cercare di trovare qualcosa da mangiare. Oggi lo vediamo pure a Napoli, cosa che io a Napoli non mi sarei mai sognato di vedere. Però purtroppo lo vediamo pure da noi, nelle nostre città, di notte o comunque insomma negli orari dove c'è meno persone. Se ci fai caso, vicino a un bidone della spazzatura ci sta sempre qualcuno che va rovistando, c'è sempre qualcuno che va cercando qualcosa, e la maggior parte delle volte va cercando qualcosa da mangiare, qualcosa di commestibile. Questo legato a una grossa attenzione rispetto al cibo, no? Una grande passione per la cucina. Io non sono un cuoco che nasco come cuoco, non ho fatto nessun alberghiero, io ho studiato da geologo, ho fatto il falegname per quasi 20 anni della mia vita. A un certo punto ho dovuto fare delle scelte, ho deciso di cambiare vita e quindi mi sono inventato un po', tra virgolette, perché ho sempre cucinato per gli amici a casa, non avevo mai cucinato in un contesto professionistico, diciamo così. Ma la cucina è passione. Però era un qualche cosa che mi veniva da dentro, quindi poi ho iniziato, ho fatto la gavetta, ho iniziato nei ristoranti a fare il lavapiatti, a lavare i tegami, a fare l'aiuto cuoco. La prima volta che mi hanno concesso di aiutare il cuoco a mettere la pasta in un piatto, per me è stata una conquista, e c'avevo già 40 anni, voglio dire, cioè, non è che ero un ragazzino, cioè ero un uomo formato con già una sua. E poi penso che io a 50 anni ho deciso di iscrivermi all'alberghiero e prendermi il diploma da cuoco. Una questione e quindi adesso, diciamo, sono un vero cuoco a tutti gli effetti. Una storia davvero interessante e particolare la tua. Pensa che i grandi chef stellati dicono proprio questo. Qualcuno, mi è capitato di seguirlo, che i bravi cuochi sono quelli che partono dal basso, quelli che partono dalla gavetta vera e propria, perché è lì che impari e poi serve quel passaggio. Certo. Ricordiamo l'ultima cosa, non ti voglio trattenere ulteriormente. Il ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza per le iniziative che all'inizio della nostra intervista tu mi hai ricordato, quindi il PIMPA, che è Marco Rodani, sì. Questo giovane che subito ha mostrato interesse, si è trovato in questa situazione, ha visto questi bambini, e quindi tutto il ricavato del libro, del vostro interamente libro, andrà a questa associazione. Però è interessantissimo leggerlo, perché possiamo ritrovare anche parte della nostra storia. Beh, sicuramente è un libro che è la nostra storia raccontata in cucina, raccontata nei piatti. Ti voglio fare un'ultima domanda, visto che hai girato. Qual è il popolo, secondo te, che produce più scarto? In base alla tua esperienza, produce più scarto? Secondo quello che è stato il tuo osservatorio. Ma diciamo che a livello professionale il mio osservatorio è limitato, perché ho lavorato quasi sempre in Italia. Ho lavorato per un periodo nei paesi dell'est e posso dire che siamo noi italiani che produciamo più scarto, cioè il problema ce l'abbiamo molto noi italiani. Ho lavorato in Svizzera, per esempio, e lì nonostante siano ricchi, quindi nonostante sia un'opulenza, un benessere, c'è molta più attenzione rispetto a quella che ci abbiamo noi. Ho trovato una produzione di scarti maggiore nelle trattorie di Ponticelli piuttosto che nel ristorante di Bratislava, per esempio, dove ho lavorato per diverso tempo. Pensa a te. Grazie, Michele Ruocco. Grazie.